Ciao, li riconoscete questi? Cosa sono? Sembrano cantucci, però no, sono mustazzuoli e sono i mustazzuoli della fiera che di solito mangiamo quando c'è la fiera, ma visto che quest'anno, per il secondo anno, purtroppo non siamo potuti andare in fiera, la fiera la facciamo a casa un po'. E quindi io ho chiamato l'esperta di mustazzuoli di casa, che è mamma. Ciao, vieni qua, qua. Ciao. Ciao, Ciao! come Oggi va? facciamo. Come va? Come va? Vediamo. Lei sappia subito già confidenza. Sì. Oggi facciamo i mustazzoli che facciamo in casa. Mustazzoli un po' con le mandorle, così, vedete? È un po' E senza. un po' senza. E poi dopo, se rimanete connessi, facciamo un esperimento insieme. Facciamo un tentativo, una prova. Allora, nel frattempo che vi collegate, vi diciamo. Allora, io accendo qui e vedo i commenti, così vediamo, li leggiamo tutti. Provo a leggerli tutti, eccoli qua. C'è Zia Flavia collegata. Ciao Ciao! Fla, metto gli occhiali, Spostati un scusatemi. po' qua a destra. No, ok, qua. Ok. Allora, vi dico gli ingredienti. Importante, noi vi diremo gli ingredienti ogni volta che voi ci darete le stelline. Quindi se volete sapere gli ingredienti, Ecco. dateci stelline, anche soltanto 10 stelline, che sono 10 centesimi. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Così vi diamo le stelle, così vi diciamo gli ingredienti. Ah, Allora, l'ingrediente più importante lo mettono qua. Vabbè, vabbè, ormai l'ha fatto vita, che devo non si dirci? sa che Ok, cos'è. allora sono per fare i nostri mustazzuoli. Abbiamo bisogno di 125 grammi di olio di semi di girasole. Girasole, no? Ok. 125 grammi. Giraneve, Vai, ormai. vai, vai. 125 grammi di latte. Non dobbiamo interrompere la procedura, se no Ah, Luca mi grida. sì. 125 grammi di latte. 60 grammi di zucchero semolato normale. 8 grammi di bicarbonato. Bicarbonato classico. Sembra Sì. strano, ma è È bicarbonato. Bene, questa è una bicarbonato. ricetta Sì. antica. Poi un cucchiaio di miele. Mille fiori. Millefiori, brava. 700 ml più o meno di miele di fichi, un quarto di litro, cosa dicevi? Un quarto di litro, fallo vedere. Questo qui, Nostrano. Nostrano, questo qui l'ha fatto lei, quindi è nella classica bottiglia di vetro della Fiuggi con l'etichetta, vede come le zapope, come le nonne, è di Tessano lei, No. quindi Di poi, vabbè, Cosenza, però sta Tessano ormai, sei ormai. Tessano. Quindi poi dopo un pizzico di sale, eccolo perché serve un pizzico, due uova intere e un tuorlo, poi farina quanto basta, di solito più o meno un chilo, e a vostra discrezione le mandorle. In Alternando. più dopo, alla fine, se continuate a seguirci, vi faremo vedere come si fanno con il cioccolato. Stelline. Se ci sono le stelline, faccio vedere Con come si fa con il le cioccolato. stelline. No, mi ha detto non trattare male, ma non ti sto trattando male. No! No. Anzi, figlio, Un cosa, figlio, che uomo, come si chiama? mattarello, non Mattarella, c'è, non non c'è, c'è, non c'è. non c'è, Allora, non iniziamo subito. Andrea ci ha inviato 50 stelline. Andrea, no, 10 stelline, quindi Andrea, te lo diciamo fra poco la ricetta. Fatela poco più a destra, leggermente, anche leggermente. c'è. Allora. Mica ci fa. No, non ti calcio fuori, però vedi che sei fuori inquadratura. Ah, Allora, sì? iniziamo subito. Non mi Fammi muovo. vedere come bisogna iniziare. Allora, no, qualsiasi cosa, tanto non fa niente, tanto Come non fa niente? i Ah, quindi liquidi, bisogna iniziare con i no, con liquidi. il Iniziamo con i liquido, liquidi, quindi con no, 150 grammi di latte. latte, Latte scremato, sì. normale. Poi, 125 grammi di olio di semi di girasole. Non olio d'oliva, perché altrimenti No, no, diventa no, troppo no, no, no. pesante. Ho detto via, caccia fuori. Poi Brava, 60 ecco i grammi figli. di zucchero. Adalgisa risponde. Aspetta, Patrizia Lanzilotti ha scritto qualcosa. Ah, Ah! Patrizia Lanzilotti ha detto tantissimi baci. Ok, ciao Mi Patrizia. cambio. C'ha la fan lei. Allora, quindi poi. Hai preso sta parte liquida, quindi 125 grammi di olio, 125 grammi di latte, 60 grammi di zucchero e li stai Sì, lo mischiando insieme. mischio. Poi inizi con le uova. Quindi Dopo mi sempre lavo prima le la parte mani. liquida. Sì,
Sì, ma ti sei sderruzzato prima, non ti preoccupare, ma tanto mi mangio io, quindi se sopravvivo, per vostra sfortuna, vuol dire che è andato tutto bene. Ornellina. Allora, due interi. Allora, Andrea dice, Daniele caccia sempre fuori tutti. Vabbè, scusa, qua sono io il proprietario. Quindi due uova intere e uno soltanto No, il non mi piace tuorlo. questo. Non ti piace No, si l'uovo? è rotto. Si è rotto l'uovo. Aspetta, aspetta che prendo un altro uovo. A dov'è? A dove ha messo? Ah, ho perso Ecco, l'uova. quindi due intere e uno Un solo, un soltanto tuorlo. tuorlo, quindi uno soltanto rosso. Questa è la bella. Il bello della diretta. Avevo pensato che è tutto programmato. Adalgisa sei tutti noi, dice Marcella. Grazie, Marcella Marcella. Lox. Ti porto due mostacciuole Anna adesso. Mosciaro dice wow, che spettacolo. Andrea dice, Daniele cosa hai bevuto? Visto che ero moscio mi sono fatto un pochettino di birra prima. Come si può chiedere? Era un mio piatto, scusa, mi ha preso una flemma. A flemma. La solita flemma del sabato, mi faccio un poco di birra e quindi sono più allegro. Diciamo, allora, quindi. Pizzico di sale. Ok, quindi hai messo l'olio, 125 g di olio, 125 g di latte, 60 g di zucchero. Le uova, due uova intere, un tuorlo e adesso hai aggiunto il pizzico di sale. Pizzico, proprio un Sì, pizzico. pizzicato. Ok, vedete bene? Si vede e si sente bene? Dovete vedere me, là Sì. poi è un'altra cosa. Brava Dalgisa, ecco. Dicono brava Dalgisa, così si monta la testa e poi dalla prossima volta la devo pagare. Allora, Mandatemi le stelline così so che cosa darle. mettiamo il miele. Un cucchiaio di miele di Mille fiori. Millefiori, miele classico, pure questo qui è E casareccio. casareccio, preferite le cose casarecce comunque locali se... No, se è possibile, sì. Ernesto ci ha dato 50 stelline, quindi dobbiamo ripetere la ricetta. Sì, vai, vai. Allora, Ernesto, solo per te, 125 g di olio di semi di girasole. 125 g di latte, 60 g di zucchero semolato, 8 g di bicarbonato, un cucchiaio di miele millefiori, non capisco comunque la mia scrittura, 700 ml di miele di fichi, ok? Un pizzico di sale, due uova intere, un tuorlo e farina quanto basta, circa 1 kg. Con questa ricetta ve ne verranno una caterba proprio, una caterba. Laura cura, grazie. Pasquale, stiamo facendo i mostazzuoli, è scritto nella diascalia. I mostazzuoli, morbidi però, sono quelli No, morbidi. sono quelli mali, non Sono sono quelli quelli morbidi. buoni. Se poi, no, se uno vuole Se fare la volete cottura e vuole più, magari più no. duro, il mostaccio li fa cuocere di più. Dipende, No, però non... perde Al però. massimo per vostro piacere possiamo aggiungere delle mandorle dentro come abbiamo fatto vedere. Quindi poi aggiungi a Se questo composto liquido, quindi prima guardate tocchi che i liquidi. miele. Questo è il miele che ha fatto lei. Come si fa il miele? L'abbiamo fatto proprio il video del miele sul miele, No, no? Il miele di no. fichi lo si fa C'è con una i... procedura lunghissima, lunghissimo. parecchio lunga, Ma parecchio quando è che lunga. si fa? Di che periodo si fa? Verso settembre? Settembre-ottobre, sì. Ormai è Alla passato. L'anno prossimo. maturazione. L'anno prossimo magari facciamo una diretta Se del c'è miele qualcuno fichi. che ci deligia dei fichi, noi facciamo il No, miele. Pasquale mi ha detto non c'è bisogno che mi incazzi. No, Pasquale, ti scusa, mi sono Che è incazzato. successo? Perché lui mi ha detto che state facendo e io glielo ho Pasqua, ti risposto porti i in mostacciuoli, no? natura. Pasquale, ok, mostacciuoli. No, Andrea dice Vedete non che l'abbiamo fatto. consistenza, non è acqua. No, Pasquale, perdono, si è arrabbiato Pasquale. Ma perché c'è due mostacciuoli, no? Pasqua, dimmi dove sei che ti vengo a portare due mostacciuoli a Se li fine vuoi con la diretta, dai. mandorla, senza mandorlo, tutte e due, non c'è No, problema. Francesca, non abbiamo buttato le uova avanzate, sono di là. No, sono Non ti là. arrabbiare. Pasqua, dimmi, scrivimi dove sei e dopo ti vengo a portare i mostacciuoli, giuro. Se sei a Cosenzo Rende, te li vengo a portare Se a io. Laurignano passo io, No, se... vado io, tranquillo, vado io. vabbè, Casino tranquillo. Mi Ciccio non ti ci porta. ci porti tu. Mi ci porti tu, Daniele. Ah, Ernesto da Parigi, che è un mio amico, dice che la prossima volta dobbiamo fare una diretta insieme. Sì, vabbè, lo facciamo davvero, perché lui è a Parigi, quindi facciamo una diretta insieme, va bene. Verso?
Bicarbonato. Ah, adesso versai gli 8 C'è grammi di da, bicarbonato, un ecco, allora, cucchiaio no, c'è da scarso. precisare che qua su questa ricetta non si usa il lievito, Perché è una chiaramente. ricetta Perché, antica. oltre che è una ricetta antica, se si mette il lievito tradizionale, poi diventano duri. E Sì. belli i dentisti dopo, Sì, a si parte questo, sciavano. poi non ci vanno tipo la No, no, non ci moneta per vanno. No, no, biscotti, no, 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 soltanto bicarbonato. Questa è una bicarbonato. ricetta che chi te l'ha data? Questa ricetta è una ricetta vecchia, antica, tua nonna, mia nonna, nonna che? Nonna Nonna, Fiora. nonna Fiola. Nonna Fiora, ok. Ah, allora, Silvana Catania ci ha dato 50 stelline. Poi c'è Ada Grazie, che ci saluta. Ciao cugino. Ciao. Ada. Dobbiamo fare una bella diretta insieme. La cuginanza, Sì, facciamo la cuginanza. cuginanza. Allora, visto che Silvana. Aspetta un attimo. Allora, tu adesso nel composto liquido Ho versi piano versato piano la la farina. farina, Ok? sì. Quindi, mentre tu versi piano piano la farina, io ripeto la ricetta perché Silvana ci ha dato le stelline. Quindi, ogni volta che ci Sì. date le stelline, noi ripetiamo la ricetta. Sì. Quindi, Silvana, Dopo, dimmi. mentre lei mischia piano piano con le mani Pulite. pulite, ma tanto non va a vite mangia uova, che ve ne frega. Mentre lei mischia sta cosa, insomma, io vi ripeto la ricetta perché ci hanno dato le stelline, quindi le dobbiamo fare. Quindi 150 grammi di olio di semi di girasole, 125 grammi di latte, 60 grammi di zucchero semolato, 8 grammi di bicarbonato, un cucchiaio di miele millefiori, 700 ml, un quarto di litro più o meno, Sì, latte. no? Qua, no, 4, no, no, Un di, quarto. scusami, 700 ml di miele di fichi, un pizzico di sale, due uova intere, un tuorlo e circa 1 chilo di farina. Comunque quanto Ma se ne il chilo, prende? secondo me, no, a volte se lo prende pure di più un chilo. Però ce ne vengono, Allora, c'è zio Alessio che vuole provare il musto. Su qua stiamo facendo una eh. cosa folle. Alessio l'ha già provata, che è? Belli tetella, Zio l'hai Alessio, provati. E li hai mo è gustati. venuta lì, metti caso che è incinto. Ah, allora mi passava tutto picopile, Devi non mi sta. passare. Allora, reggiamo. Saluti da Giorgio, San Giorgio Ionico. Poi c'è zia Flavia. Zia Flavia, dobbiamo fare una ricetta insieme. Flavia sa Poi fare la torta Emanuela di ci segue mele. da Parma. Da dove ci state guardando? Ditemi un po' perché sono un po' di persone. Sai che sono un po' un bel po' di persone oggi. Mi andava a piacere. Laura, sì, dopo la scriviamo, però diciamo che se ci invia delle stelline, ve la Siamo più ripetiamo. Magari se ci invia invogliati. delle stelline ci convincete di più. 50, ma 50 stelline sono 50 centesimi. Beh, 50 sono 1000 lire. Daniele, tieni farina. Perché c'è farina? C'è ancora farina. Da mangiare, va un lid. Vado io. Non ne tieni più? Quindi quello era 1 chilo. Era un chilo, ma dipende poi la consistenza del Allora, miele. aspetta, c'è Francesca che dice: si può usare l'ammoniaca per dolce al posto del bicarbonato? No. No, usa il bicarbonato che è il metodo antico e il metodo nostro. Adesso cerco un attimo un po' di farina. Ci Portate farina. portate un po' di farina? Tenilo una pochettino, fatta, basta. Ah no, no, c'è un bel po', va. Farina della Lidl, che c'è la mia amica cassiera della Lidl, lo sai, l'altro giorno mi ha Sì, no. riconosciuto. Ma pure alla Coop, c'è Tiziana. Aspetta, Zia Flavia dice che hai messo troppo miele, però è più saporito, è più buono, è più dolce. Dipende, in base a quanto miele mettete, Eh sì, ce ne ovviamente... vengono di più. La vostra descrizione ci cioè vengono di più e vengono più dolci. Giovanna, è la ricetta dei mostacciuoli, mostazzuoli. Infatti Andrea dice che non è possibile che io non ho farina a casa, infatti te ne ha ragione. Poi Pizzaiolo come te. Flori ci guarda da Pavia. Poi Luisa dice, Luisa, la principale. Dice, mi Grazie. sono collegata ora, l'impasto è scuro perché c'è cacao. No, No, è miele. no, no, è miele, è solo miele di fichi. Tutto miele. Questa è la ricetta con miele di fichi. Sai che ci sono i così napoletani, i mostaccioli napoletani che prevedono dentro che ci sia del cacao. No, sì, lo so, però. No, no, Questo è calabrese. di cos'è? C'è cioè, la ricetta sua, la ricetta di Nonna Fiora, veramente. Sì.
Buon'anima. Solo miele. Solo miele. Miele sono belli buoni, belli dolci. Guarda come vengono belli. Guarda te, che ci manca, te. Guarda. Guarda che belli. Questi sono tagliati, se diciamo che volete fare una cosa così, però io Arrunzate. preferisco mangiarmeli così, tutto uno bello intero, te. E poi Emanuele Manes, che è il mio dietologo, si sciala. Perché poi vado lì e gli dico: ho preso 10 kg e mi chiangio. Luisa ci ha inviato 50 stelline, quindi si merita la ricetta. Ripetiamo la ricetta. Ricetta pure Mentre la tu impasti. degustazione. Sì, te li vengo a portare. Allora, ti fai una poco più di là che mi sta cacciando fora. Capito che vuoi dire, capito che c'è tutti sti fan, però a un certo Io ho punto. bisogno di Ok, spazio. no, legge, sì, va bene, va perfetto così. Allora, lui, che te la ripeto, che ci sta anche altra gente che ci sta mandando stelline. Mamma mia, quanti soldi. Andiamo Apra. mangiamo a pesce stasera. Allora, Metti qua. qua, sul piano? Sì, che adesso Aspetta. devo versare. Mo lo versi, quindi aspetta un attimo che mo lo versa e ti ripeto la ricetta, lo vedi. Allora, Va, parla. mentre lei versa, ti ripeto la ricetta. Abbiamo bisogno di, per fare i nostri mostacciuoli, una caterva di mostacciuoli per l'esercito. Avevi ragione, Flavio, ci vogliamo Arronzato, se tu. no, 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 no. Vabbè, comunque il Mi miele sono potete regolata un metterlo po' quanto mi male. Quando ne volete, volete. insomma, cioè, Però. se ne volete più o meno. Dipende dalla quantità e dipende da come Se. li volete dolci, insomma, perché poi vengono No, scuri e ma è vengono meglio troppo no. dolci, Zucchero ok? troppo no. Quindi, insomma, allora, ripeto la ricetta. 125 grammi di olio di semi di girasole, 125 grammi di latte, 60 grammi di zucchero semolato, 8 grammi di bicarbonato, un cucchiaio scarso, un cucchiaio di miele millefiori. Qua mi blocco sempre perché non riesco a leggere la mia scrittura. 700 ml circa di miele di fichi, un pizzico di sale, 2 uova intere, un tuorlo e farina quanto basta. Dici che basta 1 kg, però dici che qua 2 kg di farina, capa, farina la pago io, insomma, paga una fabbrica. Allora, mischiate prima la parte liquida e poi aggiungete piano piano la farina. Vediamo qua, adesso tu stai iniziando a preparare le forme, ma io devo accendere il forno. Aspetta A un 180 gradi, no? attimo. Sempre a 180 gradi. Sì. Allora, vediamo qua che stanno dicendo. Grazie Rosalba che sta a Pavia, ci ha fatto dei complimenti, non te li dico se non ti monti la testa. No, ma scusa, dai, di. Monica Morabito, come li vuoi in cartone, vabbè. Sasà ha detto me ne porti due, bella compà, me ne mancano su Bolzano. Allora, Paco Debora dice: cosa bella compà, come mi mancano. Io a Bolzano, ah no, cioè, a su Bolzano su Scorda non me li fico. Ok, infatti. Ma ce l'ho infatti pure qua, non è che si trova tanto nei supermercati. È In alcune Coop difficile, è mi pare che ci difficile. sia, Sì, ma però è dipende, difficile. molto difficile. Allora, c'è zia Elisa. Ciao zia Lì. Ciao, che se no si offende che non la Sì, salutiamo. però non te Ciao zia. l'importo. Luisa mi ha detto che sono tamarro. Chine. Luisa. Lui. Te ha ragione. Hai No. ragione lui. Poi c'è Costanza. Che dice: sono calabrese ma vivo a New York. Mia mamma sempre le faceva, sono buoni. Eh sì, sono buoni. Va. Le faceva pure tua madre, le faceva così con assai miele. Infatti, ne ha fatto proprio assai. Chi si mangia tutti questi cosi? Mia Io sono a grande, dieta. oh yeah. Due a Luisa, due a zia Flavia, due a zia Elisa, a Allora, ti due stanno dicendo che bell'impasto. Sì, Andrea dice: bell'impasto. Sì, è proprio bello. Cioè, mi viene voglia di mangiarlo mo' così. No, no, allora tanto un derro, tanto tu ci pulizzi, mo. Vilma ci manda gli applausi, grazie. Mandateci stelline, stelline, per ogni stellina Facebook ci dà un centesimo, quindi
Cioè, che ne so, 10 euro li volete da, scusa, cioè, tutta sta fatica alla fine, cioè, vi stavo Sono imparando scesa una nel cosa nuova paese io a e ci siete pensare. sano. Andrea ha mandato altre 10 stelline, quindi dobbiamo ripetere la ricetta, perché ogni volta che ci mandate le stelline io ripeto la ricetta, giusto? È normale. Allora, per fare i nostri mostacciuoli ci servono. I vassoi, per cortesia. Abbiamo bisogno, aspetta un attimo, qua aspetta che devo dire una cosa importante. Vada. 125 grammi di olio di semi di girasole, poi 60, no, 20, 125 grammi di latte, 60 grammi di zucchero, 8 grammi di bicarbonato, un cucchiaio di miele millefiori, 700 ml circa di miele di fichi, un pizzico di sale, 2 uova intere, un torro d'uovo. Quindi un rosso e farina quanto basta. No, Adesso lievito. senza lievito, senza burro, senza tutte quelle cose chimiche, solo roba naturale. Aspetta che mo' ha fatto, aspetta. Allora, lei ha preso un pezzo adesso e ha fatto un serpentone largo 3 dita. Poi Sì, perché poi crescono parecchio. crescono nonostante non ci sia lievito, crescono perché c'è il bicarbonato. Quindi, poi l'ha tagliato più o meno a triangolini. Vi vedete? No, c'è uno che sta scrivendo stelline. Chi è? No, Rosa, Rosa, no. Aspetta, Giovanna dice come funziona questa cosa di stelline. Vedi che c'è un'icona in basso a destra, un'icona con una stellina. La premete e da lì potete inviarci le stelline. Se non si mette la farina, si Ah, appiccano. Carmela ha detto Che bonifici, è una ne? bonifici, è una vita che non li mangio. Vivo a Pisa, bonifici, vabbè, è stato un po' un lapsus, però se ci vuoi fare un bonifico, va bene. Mizzica, Ok, magari. allora quindi li sto tagliando. Allora, aspetta, mi sta facendo troppo lunghi. Ah, No, dopo si gonfiano, poi si gonfiano, quindi gonfiano. stai facendo ste striscioli, ste strisce, sti serpentelli. Ma io il forno lo devo accendere. Sì. Ah, accendo il forno a 180 gradi. Sì. Accendo. Quindi fai queste striscioline. E poi li appiattisci un poco. No, si Appiattisci. gonfiano, se Cioè no poi. quanto più o meno? Un Un dito. dito, Alti un dito. più o meno un dito dovete farli. Quindi. Striscioline larghe, 3 dita, lunghe quanto volete più o meno, No, è una e preferenza, alte non un è che. dito. Guardate poi come crescono. Crescono così. Crescono così. Guarda. Ecco. Canna poca bruciata risulta. Broia. C'è Ida che ci No! saluta. Ciao Ida. Aiello! Sì, Ida. Ciao Ida! E poi Zia Flavia ha detto accendi il forno, l'ha acceso Momò, proprio Momò. Quindi poi li metti a 180, aspetta, ci vuole la spaccatina. Cioè, con la rotellina. Ok. Quindi questi sono i primi da poter infornare, aspetta, Sì, appena adesso aspettano sì. un poco. Allora. Guarda, allora li ha tagliati, questi sono i primi che possono infornare. Li vedete così piatti, guardate, piatti alti più o meno un dito. Però poi non fateci caso perché poi si gonfieranno. Si gonfieranno e diventeranno più o meno così. Abbiamo fatto 448 stelline, ti rendi conto? Siamo ricchi, Ma ricchi, ricchi. secondo me andiamo con Grazie, la grazie. bicicletta per fornire tutti. Adesso andiamo in giro in bici qua, infatti c'è ragione, a darla a tutti quanti. Quindi questi sono i primi, aspetto che il forno arrivi a temperatura e li inforno. Meno male che c'è Flavia. Infornati per 10 minuti. Pure Pure 15 forse, dipende, 15, quando dipende. vedete che cominceranno un po' a farsi Ma si rosa, gonfiano già. colorati, guardate perché poi a un certo punto si colora, non so se riuscite a vederli. Aspetta che facciamo così, vedete che si colorano un po'. Si gonfiano e si colorano e si asciugano. Luisa dice ciao Gaia Minardi, è saluta da una parente Questo è sua. diverso però il miele, questo era Ah, un qua ha usato. miele Questi più. sono più chiari perché ha usato un altro miele.
Era un Allora, boccio. vediamo che ci sta scrivendo. Se bruciano di sotto dopo raffreddati, li puoi passare benissimo da sotto con il grattaformaggio, quello da Mica sono Cor. bruciate. De Flavia ha detto. Ah! Non sono bruciate Francesco qua. Adele dice che belli complimenti. Poi Elena. Ma se stanno parlando pure tra di loro che stanno facendo discussione. Sì. Mettilo un po' di qua. Quindi, stanno facendo un po' di discussione tra di loro, quindi. Cioè? Ci sono un sacco di persone. Miele di castagne. Aspetta, che prima Andrea ci chiedeva se non c'ha il miele di fichi, che può usare perché lui sta a Cuneo. Ah, non lo so, la Andrea, che ricetta può è con usare la... invece? Allora, ti devi. Se tu non hai il miele di fichi, o Non lo so, te lo sinceramente. procuri, o ti metti là una fornacella e te lo metti a fare. Un po' difficile, un po' lunga la Andrea. cosa. Lei se l'ha fatta in casa. Oppure fai la ricetta napoletana praticamente dei mostacciuoli che prevede il cacao però. Sì? Non lo so. Cacao, a proposito di cacao, guardate qua che bello su di pasta. Ma si vede, l'avete visto? Con il logo, ma avete visto, vabbè. Allora, ha E tu, secondo interesse. detto Luisa, comunque siete una famiglia di superstar. È certo. Ora ci mettiamo a Fiorello, mia sorella. Che viti. Il gatto pure. Il gatto. Ma Dov'è? no, il Dov'è il gatto, no, il gatto? mio, il gatto Dov'è il prende tutta gatto? l'inquadratura. Ah, ma le Ciu ciu. manda. Andrea mo mi dice. Bravo Andrea, bravo. Meno male che c'è Andrea. Ma le mandorle non le mettete? Seconda Ma fase. cominciamo a mettere È un'altra teglia, mi deve mo. dare. Tegli più. C'è Già quella questo. piccolina, dai. Comincia a fare quelle con le mandorle così. Andrea, è facile, vedi? Una volta che fai l'imbasso, metti le mandorle dentro. Vedi, così. Vedi, Andrea? Così. Cavolo, il forno ancora è freddo. Aria di venire Flavia prima. Io mi Zia sono Fla, devi scordato. venire tu. Mi sono Mannaggia la miseria. scordato. Ah, aspetta, Mentre che ci abbiamo bruciò. un consiglio, Andrea, ci abbiamo un consiglio, Andrea, ci sei, Andrea? Perché Laura dice che a Bologna usano la sabba, non so che cos'è la sabba. È come il miele di fichi. Non lo so. Comunque, Andrea ci ha inviato altre 10 stelline, quindi dobbiamo dire di nuovo la ricetta. Ancora. Ah, sì. Ah, fate troppo pure queste chiesto. Non ti Vabbè, ci sono le mandorle. preoccupare. Ok. Allora, ripeto la ricetta. 125 grammi di olio di semi di girasole, 125 grammi di latte, 60 grammi di zucchero semolato, 80 grammi di bicarbonato, un cucchiaio di miele millefiori, 700 ml di miele di fichi, un pizzico di sale, due uova intere, un tuorlo, farina quanto basta, circa un chilo. Tu mi sa che hanno usato pure due, vabbè, un No. chilo e mezzo più o meno, comunque un chilo, Ah, meno di un farina, chilo. no. Procedimento: unite prima i liquidi, amalgamateli bene, mescolateli bene e poi aggiungete piano piano la farina e mescolate fino a quando l'impasto non diventerà un po' malleabile, però al tempo stesso deve stare morbido. Vedete, cioè sei il classico, pure per il tordillo è così, nel senso Eh sì, bello come? morbido, però Come gli malleabile, gnocchi. come gli gnocchi. Tipo in basso dei gnocchi. Tipo impasto di gnocchi. Zia Flavia lo dice pure. Cos'è la sabba? Allora, Chiarina Castagnaro dice, si può avere la ricetta scritta? Sì, no, aspetta, 8 grammi di bicarbonato, se ho detto 80 grammi, scusate, 8 grammi di bicarbonato, ho detto tanto. 8 grammi, cioè mezzo cucchiaio 80 scarso, un cucchiaio grammi. scarso. No, no, no. Allora, la ricetta, a fine diretta la ricetta la scriveremo. Tranquilli, però per il momento la diciamo soltanto a chi ci manda le stelline. Siamo bravi. E sta infornando? Quindi, a metà. Facciamo metà e Chiudi, metà. chiudi. E Ma metà. se la su forno No, no, aperto. metto gli Schia. Che altri, no? Metto quelli là. devi fare?
niente, Tutto chi succede? ok. Sa che sta facendo? Niente, un po', il forno mio è diverso, dai. Ah, lei c'è il forno moderno, capì? Mi è ventilato, un tuo antico. Antico. Ok, a posto? Sì. Adesso che facciamo? Vogliamo chiudere? Non lo so, Dobbiamo chiudere, noi continuiamo. abbiamo finito. Vabbè, devi far vedere l'uscita. Quando escono, sai che vogliamo fare? Vogliamo sciogliere a bagnomaria un poco di... Sciogliamo un po' di cioccolato fondente a bagnomaria. Quindi prendo un pentolino, se non faccio casini. I casini li fa sempre, dai. Ah, voglia. Pentolino, un po' di acqua. Ce lo potrei fare a microonde, però. Prendo un pentolino con dell'acqua, cioccolato fondente, perché si possono, volendo, potete ricoprirli anche di cioccolato. Quindi prendiamo un po' di cioccolato fondente. Non al latte fondente perché già di dolce zuccherato No, è troppo c'è dopo. già abbastanza. Luisa vuole I mostaccioli. un mostaccioli. Lui, mo te li mando, va bene, te li vengo a portare. Allora, se siete così interessati, ve li vengo a portare, va bene. Facciamo qua. Però dovete mandare le stelline. Lui ci ha mandato le stelline, 50 ne ha mandato, mi pare. Voi quante stelline avete mandato? Non lo so, io non ne ho viste. Quindi, zia Flavia chiede di dire quanto tempo deve cuocere. Quindi deve cuocere Più a o meno 180 gradi, più o meno 15 bene, minuti. sì, 15 Luisa ha gradi. mandato 50 stelline. Aspetta, quante stelline siamo arrivati oggi? 400, no, aspetta, scusami, 508 stelline, 5 euro, 5 euro, mamma mia, una bruschetta jornata, e dobbiamo ripetere la ricetta, non ce la faccio più, sta famosità, allora, Se mi ricordai un attore, questa famosità. famosità, Qual è aspetta. l'attore che dice questa famosità? Ripeto la ricetta, ancora qui sta per sciogliersi il cioccolato. Ripeto la ricetta. Prendete carta e penna, che mo ve la ripeto. Allora, per fare i nostri mostazzuoli abbiamo bisogno di 125 g di olio di semi di girasole, 125 g di latte, 60 g di zucchero, 8 g di bicarbonato. Un cucchiaio di miele millefiori, 700 ml di miele di fichi, se volete anche meno in base ai vostri gusti, poi, o di conseguenza ci vorrà meno farina, un pizzico di sale, due Si uova dipende. intere, un tuorlo e farina quanto basta. Mettete prima le parti liquide, mescolate bene, cioè, munite bene le parti liquide e poi piano piano aggiungete il sale, pizzico di sale, lo zucchero e poi piano piano la farina e ho cominciato a girare fino a quando Ci sei, Daniel? sì, sono concentrato. Vediamo che stanno scrivendo. Dimmi la Hanno Luisa. mandato altre stelline, non ce la faccio più. Sì, Silvana ha detto che sta. Aspetta, aspetta. Silvana chi? Sì, Andrea, ho messo il cioccolato a bagnomaria. Vedi? Si vede qua? Spostati un po', poco, 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 poco. Vedi? Ho il cioccolato a bagnomaria. Ma ne ho messo proprio poco, poco. Cioccolato fondente, perché volendo possiamo farli anche con il cioccolato. Quindi come facciamo? Cioè, sacrifichiamo, diciamo. Questo qua, prendiamo questo. E fai tu. Mettiamo un po' di carta forno e ci colleremo sopra. Eh sì, aspetta, dai, metti qua. Questo lo metto qua. Così fai Tra vedere poco più o lo meno. colliamo con... È una parola a trovare i miei fighi, però diciamo che c'era questa sorta di suva. Che cos'è la suva? Diteci che cos'è, così diamo qualche consiglio. Qua il cioccolato è quasi sciolto. Fammi due, Daniel. Questo è... Cosa Uno ce succede? ne va. Ah, oh.
Francese. Sì, che ci potevi vendere la zolzolettina. Eh no. No, uno solo. Tanto dobbiamo soltanto far vedere. Ah. Vediamo chi stanno scrivendo. Oh, ci scrivono bravissimi. Grazie. Dada, Caterina mi ha detto, secondo me ti sfugge il concetto di a bagnomaria. Ma vedi che a bagnomaria c'è sto coso. Spostati un attimo, vi devo far vedere. C'è sto coso di. Che mo devo prendere una pezza. C'è sto coso di vetro, stagiatolina di vetro immerso nella pentola e che è a bagnomaria. Ma che ti pensi? Andrà dice che signor Tirchio, vabbè, allora pigli quello che Avesti, devo letto. bravo Andrea. Ecco, ne prendo un altro. Facciamo altro cioccolato a bagnomaria, lo sciolgo. Casino dice che casino Tirchio qua. Tirchio, voi che non ci mandate stelline? Ecco. Niente, stellino. Stelline, aspetta che mo vado a fare il conteggio. Vedete qua? C'è il davanti. C'è Illa, Illa. Illa, Perché sono. oriundo, cosentino. Come sta sciogliendo? Vediamo. Luisa ci ha mandato 50 stelle. Ha già detto, non ci No, va. andrà altri 10. Aspetta che noi dobbiamo ripetere la ricetta. Allora, ogni promessa è promessa. No, da premettere che vedete come stanno gonfiando, anche senza lievito, eh? Sì, Guardate no. qua. Quelli di prima che erano sottili, guardate come si stanno gonfiando. Ma noi il timer l'abbiamo messo? Benedica, eh? No, il timer non l'abbiamo messo. No. Quindi mo si bruciano, che là No, facciamo una bella sto figura. guardando. E vabbè, tanto. Oh. Ci sono altri, ci sono. Che fanno figura, non la potremmo fare nulla. Va bene. E vabbè, dai. Io sto finendo di sciogliere, quasi finito di sciogliere a bagnomaria, dopo lo colliamo sulla. Non lo colliamo, ce li passiamo in mezzo, perché poi sennò Allora, si se vedete raffreddano. l'imperfezione, perché sono fatti a mano, non abbiamo Andrea una macchinetta che. E questo è il bello, non sono tutti perfetti. dice queste stelline ce le devi istituire. Sì, perdona, aspetta che devo Andrea, dire, sì, niente Andrea. devo dire la ricetta. Allora, 125 grammi di olio di semi di girasole, 125 grammi di latte, 60 grammi di zucchero semolato, 8 grammi di bicarbonato, un cucchiaio di miele di millefiori, 700 ml di miele di fichi più o meno. Un pizzico di sale, due uova intere, un tuorlo e farina quanto basta. Ok? Va bene? Mo, parla mo. Carina quando basta mo ti dice è più o Zeflavia meno. dice, Zeflavia, sì, più o meno 1 chilo. E Zeflavia dice, tante botte in testa ti dà Daniele, vedi le Azzeccato. Infatti. Abbiamo quasi finito di sciogliere il cioccolato. Due minuti e lo. A bagnomaria, capito? Bagnomaria, non microonde, bagnomaria. Bagno Maria, no da Maria. Allora, Maria a proposito, chiede tempi di cottura e gradi. O 180 gradi, più o meno più o una meno 15. mezz'oretta. No, no, è Mezz'oretta? quasi 20 minuti ci vuole. 20 minuti. Prima dice 10 minuti, poi ha detto Vabbè, mi 15, sono poi ha detto imbrogliata, 20. dai. Allora, lui pure Luisa ce lo chiede, 180 grammi è sicuro. Poi teneteli Sì. d'occhio, io vi dico teneteli Perché d'occhio. Teneteli d'occhio perché in base a quanto se no. si. Queste ricette antiche, diciamo, che non Non hanno. Mettiti c'hanno, qua. Queste ricette antiche non hanno. Infatti, pure l'altra volta quando ho fatto le zeppole che potete trovare sulla pagina, questa sorta di ricetta antica, c'era scritto 180 grammi fino a quando non si colorano. Perché purtroppo dipende anche dalla quantità di miele che mettete. Varia il tempo, però tenete in considerazione 15-20 minuti. Però guarda la differenza, questo è un miele e questo è un altro, vedi? Perché Questo dopo è un diventano miele più così? liquido, Questo è più denso. questo è più denso, c'è una cottura più lunga, Ok, quindi capito? E più che no, miele è c'è. migliore, è migliore. Quindi più miele e miele puro c'è, più ci Sì, no, vuole. è meglio viene il mostaccio, quello è pure buono, però la Quasi finito di differenza, sciogliere.
La differenza c'è. Che fatto in un guacchio, tanto dopo poi polizzetto. dici che io non voglio. Virginia Morelli C'ho dice profumino, bravissimo. Daniele. C'è il profumino, forse sono già pronti i primi. No, Mi no, sa grazie. che la cioccolata ha finito. La cioccolata è finita. Andiamo appena. Piano appena, per Daniele, tu che non ci chiama, ma favore. E metti lo proprio la straccio, cosentina. dammi lo Proprio la straccio, cosentina grazie. è Lo straccio, volgare. grazie. Le correzioni della mamma. Daniele Catevruccio. Daniele Catevruccio. Aspetta, Ok, quindi. è un cartaforno. Vedi, guarda, Caterì è sciolta a bagnomaria. Guarda, bagnomaria. Qua, qua, qua. Ok, cioccolato fondente. Si dovrà stare tanto terremoto. Poi mi sei imbrogliato tutto il mondo qua. Allora, non abbiamo teglie, quindi l'abbiamo dovuto mettere qua gli altri. Quindi cioccolato fondente. Ma che dici? C'è un sacchetto dentro, c'è un giri. Eh No! sì, E Ian. no, no, ce l'ha messo sopra, dai. Sopra? Però aspetta, Aspetta. scusami. Giri, gira qui. Dai, qua. Ok. Togli qua. Vedete? Ci buttiamo un po' di cioccolato sopra. L'applauso, lo sento. Applausate. Sento applausare. Applausateci. Quindi lo facciamo colare così, lo facciamo raffreddare e dopo, che dite? Più di una fanno. Sì, Ma lo secondo faccio me finire. potevo pure... Queste con... Le mandorle, dai. No, sposto questo qua, che mo finisce di colare. Mi mandano. Però c'è un giorno, vai Allora, zia piano. Flavia ha detto una cosa buona. Però aspetta che ci abbiamo una spiegazione pure a questo. Ha detto una griglia sotto per far colare la cioccolata. Sì, ti voleva Allora bene. nell'imbroglione, te Eh l'hai no, ma detto l'ha usata lì qua. per infornare. Aggiornati un Non chiodo. abbiamo più. Fa un chiodo. Non abbiamo più griglie. Allora, Se no si Laura di usa quella per... cioccolato. Laura, dici dove sei che muove te li vengo a portare. Ti giuro. Fla, ma tu lo sai che noi siamo rustici, facciamo le cose proprio casarecci casarecci, non Eh facciamo le cose sì. tanto preparate. Quindi Questa era... spostiamo. Allora, spostiamo. C'è un minti no, ciocca? Sì, ma che c'è qui stavano? Aspetta. Tanto che ci vado di sotto mi fanno Vediamo se si raffredda. Oh, male. E se casera fredda? Te l'avevo detto. la griglia del frigo. Virginia dice la griglia del frigo. C'hai ragione, sai, però È frigo. Benedetta, pieno, o frigo. Benedica, O non ne frigo. vogliamo Frigo cacciare. ricchino. Non ne vogliamo cacciare. Ok. E vabbè, tanto si è capita, dai. La Un altro piano. cosa più bella Qua non ci è sono le stelline, quindi naturale. la. Ah, Lina dice perché li rovini con il cioccolato sono buoni così? Cioè, noi stiamo facendo una variante, diciamo, una variante un po' alternativa, perché Se stiamo vuoi facendo puoi una far prova. vedere qua in porno, dai. Che Vogliamo far vedere. C'è un bello. muia qua. Eh sì, ma se apre il si era No, no, buchino. no, non c'è bisogno. No, no, non si smontano perché non c'è Non c'è lievito. lievito, quindi non si No, no, smonta. non c'è paura di... Però allora facciamo una cosa, che ora è? Che ora è? 44 minuti, ok. Vi Mm. facciamo. No, vabbè. Ve le facciamo vedere come vengono nelle storie su Instagram e su Facebook. Facciamo vedere il work in progress, perché adesso sono nel forno. Tu li vuoi far vedere? Ma c'è moina, che figura ci facciamo? Allora, Vabbè. facciamo, porto qua la griglietta, No, là. no. Porta la griglia, là. Vabbè, Mi ci porta. metto io davanti. Va bene, Non ti porta la faccio griglia. vedere Porta la griglia. Tieni. niente. Sì, l'hai portata io. Facciamo vedere il work in progress. L'anteprima. Come Veloce, stanno cuocendo. veloce. Si stanno cuocendo così. Adesso li rimettiamo. Guardate come sono gonfi. E ancora di Subito, più, eh. subito, subito. Vai, via, via. Allora, Andrea, adesso ne tagliamo uno. Andrea ha chiesto di tagliarne uno. Quindi, Che abbiamo motosserra.
Un coltello. Prendo un coltello Aiutiamo per la sera. favore. Ne tagliamo uno subito. Però di questi qua che sono con la cioccolata. Quale vuole? Che mo te li vengo a far vedere? Arrivo. Ancora è morbida però la E ancora la cioccolata. cioccolata è morbida, però no. Andrea Senza della togliere, senza Break. togliere. Speriamo che non cade. Lo vedi? Com'è? È bello con la cioccolata sopra, guardate. Adesso si deve ancora solidificare. Però diciamo che è bello, cioè nel senso c'ha un bel aspetto, ma penso sia Ma è pure buono bello, perché guarda. non è, sì, pure bello, bello, bello. Allora, facciamo così, ripetiamo, ma tu provi tu, dai, prova tu, E tu no? che se sopravvivi, no, io non sono a dieta, se mi guardo Emanuele come mina. Allora, io vi ripeto per l'ultima volta la ricetta e dopo ci salutiamo, ok? Mo' basta. Mo' basta. Allora, per fare i nostri mostri. Anche perché qualcuno. Luisa ci ha mandato 50 stelline. Che bellezza! Grazie. Grazie Maria che ci sta facendo i complimenti. Allora, vi ripeto l'ultima volta la ricetta e dopo chiudiamo. Per fare i nostri mostacciuoli. Mostacciuoli, questi qua tagliati però. Diciamo che potete tagliare se giusto se volete fare economia, però io me ne mangio un intero di solito. Per fare i nostri mostaccioli abbiamo bisogno di 125 grammi di olio di semi di girasole, 125 grammi di latte, 60 grammi di zucchero, poi 8 grammi di bicarbonato, un cucchiaio di miele di api, 700 ml di miele di fichi, un pizzico di sale, due uova intere, un tuorlo e farina quanto basta. Ok, grazie Domenica che ci ha fatto i complimenti, grazie Lidia, grazie a tutti quelli che hanno visto la diretta. Soprattutto se vi è piaciuta, oltre ai like, oltre alle stelline, soprattutto condividetela così lo facciamo vedere a tutti quanti. No, Anche da perché premettere che questi sono piccolini adesso, messi in forno poi poi cresceranno, quindi si non vi raddoppiano, ingannate, non si fatevi raddoppiano, ingannare dalla quindi la dimensione, non fatevi distanza. ingannare dal fatto che è senza lievito, Sì, perché c'è il bicarbonato. bicarbonato che li fa E si lievitare. mantengono morbidi a Per tempo, molto tempo, 7-10 giorni. Vabbè, dovete chiudere una bustina. Ok. dopo, sì, se non c'è bisogno. Quindi, soprattutto condividetela con tutti nei gruppi, sul vostro profilo, perché così facciamo conoscere queste ricette un po' antiche che stanno andando un po' perse. Purtroppo c'è un sacco di roba moderna in giro che. Però quello che è di antico c'ha sapore diverso, dai. Tutto meglio. Va bene, grazie a tutti, dobbiamo chiudere adesso. Ci vediamo Ciao! la prossima settimana, forse, o fra due. Iniziamo a fare le cose di Pasqua. Quindi dateci i vostri suggerimenti, cosa vorreste vedere, così vediamo cosa fare. I I cuculi, i cutsup, cuculi. queste cose qua. No, il Allora, cacciupo mi piace. cutsup non ti piace. I cuculi. Va bene, poi decidiamo. Qua c'ho le mani sporche. Vedi a chi devi portare. Adesso mi metto a leggere, vediamo chi devo portare i cose. 618 stelle abbiamo fatto. 6 dollari e 18, grazie. Grazie Cecilia, grazie a tutti. Alla prossima. Saluta. Grazie, Ciao. ciao, ciao.